senza consentire ai privati, agli investitori di realizzare sempre più profitti sullo sfruttamento della materia ambientale. Grazie a tutti. Innanzitutto mi congratulo per la presenza di tanti giovani studenti, suppongo, perché è sempre più difficile, ecco, vedere la partecipazione di tanti giovani a questi confronti, cioè il loro impegno sui problemi sociali. Ebbene, da comunista, da coerente comunista, perché noi diciamo che esistono anche i falsi comunisti, quelli che semmai utilizzano anche i simboli del movimento operaio nazionale e internazionale, però poi nella loro pratica politica non lo sono. Uno degli elementi da portare come esempio è che un vero comunista non va mai a gestire le infami istituzioni borghese che deve seppellire per costruire una società nuova. Quando sentite qualcuno che dice io sono comunista e poi semmai va a gestire il potere a livello comunale, regionale, nazionale, con altri, cioè va a gestire il sistema che rende difficile la nostra esistenza. E anche la questione dell'ambiente è direttamente collegata a questo problema. Il problema del capitalismo, il problema è il capitalismo ed è l'imperialismo che domina l'economia di tutto il mondo, che sfrutta, è vero, tutto quanto è possibile, dalla forza lavoro dell'uomo alle materie prime, l'ambiente, l'atmosfera, tutto per realizzare profitti. E fin quando, diciamo, l'economia è basata sulla corsa al profitto e non sulla corsa a difendere, ecco, l'ambiente, che poi significa anche difendere la salute degli uomini, noi non ne usciamo da questa situazione. Per cui il primo nemico da combattere è il sistema capitalistico, cari miei. Diceva Federico Engels nel 1850, 60, 70, uno dei nostri maestri, assieme a Marx e poi a Lenin, diceva che o i comunisti distruggevano il capitalismo o il capitalismo avrebbe distrutto l'umanità, il pianeta. E questo si sta verificando, lo vediamo dal problema dell'ambiente, no? Da altri fattori. Il capitalismo, l'economia capitalistica basata sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e sullo sfruttamento irrazionale delle risorse che l'uomo ha a disposizione su questo paese, significa distruggere l'ambiente, distruggere il nostro futuro delle nuove generazioni in modo particolare. Per cui ci dobbiamo innanzitutto soffermare su questo aspetto. E il capitale che poi, diciamo, cerca di realizzare profitti in tutti i settori della vita, della vita sociale. Si parla ad esempio della privatizzazione della gestione dell'acqua, nonostante ci sia stato un referendum popolare che è stato vinto da parte del capitale, con la complicità del potere politico di centrodestra e di centrosinistra, che per noi sono uguali in quanto gestiscono lo stesso sistema degli affari del capitale. E così come la gestione degli altri settori, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, e lì anziché investire per una differenziata totale, in modo che rimanga pochissimo dei rifiuti non riciclabili, non recuperabili, si continua a puntare sugli bruciatori. Loro dicono che sono moderni impianti come quello di Acerra, eccetera, comunque sono impianti che inquinano. La difesa dell'ambiente, la pulizia dell'aria passa attraverso la sconfitta politica di questi disegni del potere politico capitalistico, è vero, che sull'ambiente cercano di realizzare anche
che sull'ambiente, diciamo, i maggiori profitti possibili. È chiaro che noi, andando nelle istituzioni, punteremmo tutto sulla differenziata, così come il disinquinamento del mare. Occorre il disinquinamento del mare, chi si versa a mare? Noi abbiamo aziende turistiche, insomma, che durante il periodo estivo si vedono a mare tante chiazze, eccetera, eccetera. E chi sono i complici di questo inquinamento marino se non le amministrazioni locali? La stessa ARPAC regionale, diciamo, non svolge il lavoro che dovrebbe svolgere. Ma io, ecco, sono quasi a 4 minuti, io penso che una delle energie alternative che potremmo sfruttare è la geotermia. La geotermia, che è proprio, diciamo, nel nostro settore ci sono vapori enormi, è un settore che potrebbe essere sfruttato, sul quale si dovrebbe, il pubblico, noi diciamo, dovrebbe investire, così come anche l'energia di massa, cioè le onde marine, che da noi sono abbastanza in movimento. Insomma, ci vuole una politica per la difesa dell'ambiente, per una nuova economia che non parta necessariamente dal profitto, ma parte dalla difesa dell'ambiente, della salute dei cittadini. Deve essere il pubblico, diciamo, a intervenire con determinazione, senza privatizzare tutto, senza consentire ai privati, agli investitori, di realizzare sempre più profitti sullo sfruttamento della materia ambientale. Grazie a tutti.